E ciao a tutti, io sono Crio, vi do il benvenuto a questo nuovo video. Oggi vi farò vedere uno speciale su Tetris. Vi porto le versioni che posseggo personalmente, non ho tutto purtroppo, mi piacerebbe. Allora, io voglio strutturare così questo video, un piccolo gameplay per ogni versione. Partirò dalla versione più recente, che è 16 bit, per passare poi all'8 bit. Avvertenza, ci sono soltanto giochi usciti per le console casalinghe dell'epoca e non per quelle portatili. Ad esempio non ci sarà Tetris né per Game Boy e né per Game Boy Color o qualsiasi altra console portatile uscita. E niente, che altro dirvi? I gameplay io li faccio io al momento, mentre che parlo vi dico qualcosa, se so qualcosa su quando è uscito il gioco ve lo dico. E niente, vi lascio la visione dei gameplay partendo dal Super Nintendo, per poi finire al Mega Drive, al Master System e per finire in bellezza con il NES o Famicom. Iniziamo con questa versione contenuta nella cartuccia per Super Nintendo, che si chiama Tetris e Dr. Mario, uscita nel 94. Ovviamente io porterò solo un piccolo gameplay su Tetris e non sul bel Dr. Mario. Tra l'altro c'è anche il Mixed Match, che sarebbe la fusione tra Tetris e Dr. Mario. Allora, sto gioco qua è uscito per Super Nintendo nel 1994, è ovviamente un puzzle game, una compilation, diciamo è un remake del primo Tetris, che è uscito nell'89, e di Dr. Mario, che è uscito nel 90 per NES o Famicom. Questa compilation è stata sviluppata da Intelligent System e pubblicata ovviamente da Nintendo sulla sua console 16-bit. Io direi di fare proprio un gameplay corto, giusto per sbagliare e andare indietro, per farvi sentire e vedere il gioco. Allora, questa qua è la musica 1, quella che utilizzerò fra poco, perché è la più bella secondo me. Questa è la seconda e la terza, eccola qua. E poi ovviamente uno volendo può disattivare la musica, ma io metterei la prima. Ma sì, partiamo facilmente. Press start e iniziamo già subito male, ma vabbè. Allora, sto qua lo ficco proprio lì. Allora, però potrei far così. No, ho fatto una cagata, vedete? Vabbè, adesso io mi libero lì. Così. Sono proprio impasti su delle balle. Dai che me la sono cavata lo stesso. Paf. Sto qua lo ficco di qua, va. Poi così. Dai, girte. Che sarebbe girati in italiano. Lì così. Dai, no, mi sta andando abbastanza bene, dai. Come robe che mi arrivano, blocchi. Veramente un bellissimo gioco, una colonna sonora che mi fa impazzire, veramente. Mi piace un casino sta musica di Tetris. Allora, mettiamolo lì così, dai, mi dai un blocco. No! Non vuole proprio il gioco. Papara, di qua così, voilà. Ah, arriva il blocchettone. Dai, facciamo anche sta riga. Quante linee ho già fatto? Linea 9, dai, facciamone ancora una. E poi cambio versione. Sto qua, me lo ficco qua. E poi con questo non posso fare un cazzarola di niente. E lì così. Proviamo ad andare giù con lui. Ho fatto in tempo. Allora, facciamo così. Oh, ma che sfiga nera, oh. Sto quando lo ficco così malamente. Ok, abbiamo fatto 10 righe. Io direi di passare alla prossima versione.
Allora, siamo qua con Tetris 2, sempre per Super Nintendo, uscito nel 93 e 94, sia per Super Nintendo, per Game Boy, Nintendo NES, e niente, è diverso dal solito, e in Giappone è conosciuto come Tetris Flash. Adesso vi faccio vedere, io volevo farvi vedere questo gioco, uno perché ce l'ho, e due perché è diverso dal solito Tetris. Non l'ho mai capito bene come si gioca, ho un'idea ma non so se è quella giusta, direi normale. Ah, ho sbagliato, ho fatto pulsante indietro, sono scemo, scusatemi, normale. Mettiamolo low. Allora, premi start, ok. E già qua vedete che è totalmente diverso dal solito. Com'è già che giro così? E non ho mai capito se mi basta eliminare... che roba che è uscita qua? Se mi basta eliminare quelli col più e ho finito o no? Non mi ricordo. Proviamo un po' a far così. Ok. Questo basta metterlo qua. Questo lo ficco, in teoria, se lo ficco qua in mezzo dovrebbe andare lo stesso? Sì. Eccoli, sì sì, è come pensavo e mi ricordavo che bastava eliminare quelli col più. È una sottospecie di fusione con tra Dr. Mario e Tetris, una roba strana. Ma ve l'ho voluto portare proprio per farvelo vedere. Fatemi sapere sotto nei commenti se preferite il Tetris classico o questa versione con questi pezzi che ricordano robe falliche, ma non fa niente. Ecco, l'ho ficcato proprio nel posto più bello del mondo. E nulla, io ovviamente preferisco il classico, però per cronaca ho voluto portarvi anche questo. E direi di passare al prossimo titolo, sempre sulla macchina 16-bit. Indovinate un po' quale? Allora, siamo qui su Tetris per Sega Mega Drive. Sto diventando anche sordo. Ecco, siamo qua nel menu. E niente, questa qua è un'altra versione del mitico gioco Tetris, che però cambia rispetto a quella Super Nintendo o uscito sulle altre console. Non è tra le mie preferite, lo dico già, ma poi capirete anche magari il perché. Se non sbaglio, è stato rilasciato nell'89 su ovviamente Sega Mega Drive, e se non sbaglio si trova anche tipo in sala giochi questo gioco qua. E direi di fare normale, livello 00, ok, lasciamo le impostazioni base. Ecco, la musichetta è questa, io non ho mai capito perché questa qua e non la classica musica. Non ho mai capito io sta versione, perché di gameplay non è malvagio, però la musichetta mi ha sempre disturbato un po' tanto. Ovviamente io ve l'ho già detto prima, adoro la musica classica di Tetris. Sto qua, lo ficco e lo ficchiamo lì. È rischioso perché poi dopo... Ah, ma me ne arriva un altro, che culo. Stavo per dire, poi mi deve arrivare un altro blocco così, e invece mi è arrivato. Guardate lì che fortuna che ho. Boh, io non l'ho mai digerita sta musica. E voi come la trovate? Fatemelo sempre sapere sotto nei commentini, che servono anche a quello. Non è malvagia, è come versione. Io l'ho giocata all'epoca su Mega Drive, perché ho avuto prima il Mega Drive del Super Nintendo, quindi giocavo lì sopra. Anche se il mio primo rapporto con questo bel gioco l'ho avuto con la macchina 8-bit, e vaffanculo, sto facendo stronzete. Ecco, ne ho fatta una con la macchina 8-bit di Nintendo, anche se non in modo ufficiale, non una macchina ufficiale ma un Famicom, ma dopo magari vi dico meglio. E niente, questa qua è una versione come tante, però boh, la musica mi ha sempre disturbato, e difatti è la versione che gioco, una delle versioni che gioco meno volentieri. Adesso sto facendo un po' di cagate perché mi stavo distraendo, però dai, me la sto riaggiustando.
Tra l'altro, se non ricordo male, adesso poi proverò, il Game Over c'ha una musica molto fuori luogo. Se non sbaglio, potrebbe essere adatta per un gioco fantasy quando fai Game Over. Adesso proviamo. Tipo ficchiamo, guarda, sono tutti blocchi uguali, più la miseria. Così. Adesso faccio un Game Over rapido, butto giù la roba. Così, e sentite il suono. Ecco, ma non è Altered Beast? Adesso che ci penso, mi ricorda quello. Comunque direi di passare al prossimo gioco, sempre a tema Tetris. E siamo su Sega Master System con Super Tetris, un bootlegone panico paura. Se non sbaglio è coreano, almeno sulla ROM che ho io c'è scritto Corea, perché dovete sapere che tipo i bootleg, i giochi tarocchi, gli homebrew, li scarico perché trovarli in fisico non so neanche se questo esista. E diversamente non so altro su questo titolo, potevo magari cercare un po' su internet, magari qualcuno si era messo lì a capire da dove arrivava. Vediamo, Tetris per Master System. Ok, iniziamo. Anche questo, non si sa perché ho messo sta musica, io boh. Capisco perché su Sega non hanno messo musiche... quella, boh, fai un tarocco, fallo bene, metti la musica classica di Tetris. No, mi fica sta roba qua tutta stonata, che non so se sia colpa dell'emulatore, perché io adesso lo sto giocando su PC tramite emulatore, oppure è proprio così. Devo poi vedere con la Everdrive del Mega Drive se l'audio fa anche così caccare. Voilà. Oh, però mi sta andando bene. Per ora i blocchi vengono giù giusti. Ho parlato, però sto qua lo ficco lì e va a fan bagno. Sto qua lo ficchiamo qua. Ok, ah, guarda lì che fortuna. Adesso sto qua. Do a Luficum, Luficum a lì, è uno spazio, deve rimanere vuoto per forza. Ok. Poi voglio anche, anzi direi di farlo quasi subito, facciamolo subito, voglio sentire il Game Over, com'è? Ah bon, così, pom pom, se io faccio continua si ricomincia da capo e vabbè, normale, però cambia l'ordine dei blocchi, ero anche curioso di vedere quello perché non ci avevo mai fatto caso se scendevano sempre nello stesso modo oppure no, e sembra proprio di no perché adesso sono cambiati. E niente, direi che boh, il gioco l'abbiamo visto, è questo, non c'è niente altro da dire. Peccato che questo bootleg è uscito un po' male, poteva uscire molto meglio, ma e niente. Io direi di passare con l'ultima console 8-bit, questa volta della casa di Nintendo. Allora, eccoci qui con Tetris per NES. Questa qui è la versione Tengen, uscita negli Stati Uniti ma anche qua in Europa. E niente, direi di provarla, anche se questa qua non è la versione da me preferita. La vedrete poi fra poco, che è quella che preferisco rispetto a tutti. E niente, posso dirvi che è uscita nell'89 e direi di provarla. Allora, one player, livello se next 0, sì, facciamo sempre, partiamo sempre dal basso. Queste qua sono le musichette. Non so quale mettere. Ma mettiamo questa. Allora, eccolo qua.
questo gioco qua si trova molto facilmente nelle cartucce cinesotte pezzotte per Famicom, anche NES, che trovate tutt'oggi su su AliExpress e simili, e spesso si chiama Tetris 2. Non ho mai capito perché l'hanno chiamato Tetris 2, ed è uguale a questo. Dipende un po' dalle cartucce. Allora, fichiamolo così. E come potete vedere non è per nulla malvagio, anche se la versione migliore la vedrete per ultima, che è quella che gioco di più e mi piace di più, e che ho in cartuccia ovviamente originale, soltanto la cartuccia e non il box purtroppo, però l'ho pagato poco, quindi ci sta. Sta qua, la ficco qua, che cazzo faccio, sono scemo di così, voilà, ma mi sta andando super bene. Io inizialmente questo gioco qua ovviamente lo giocavo in versione taroccata sulla mitica PlayStation, che è la prima console 8 bit che ho avuto. Difatti Nintendo l'ho conosciuta lì sopra grazie alla PlayStation, e poi dopo poi recuperato ovviamente un NES, però all'inizio sulla mitica PlayStation, che purtroppo oggi non va più, poverina. Ah là, guardate lì che combo che ho fatto. E niente, direi di passare alla prossima versione di Tetris. Vi faccio vedere brevemente Tetris 2 anche per NES, visto che prima, quando abbiamo provato quello Super Nintendo, vi ho anche detto che è uscito pure lì, così giusto due secondi per vedere le differenze. Allora, papà, mettiamo sempre low. Voilà. Premi start. È quasi peggio da giocare qua. Ma veramente sto perdendo decimi su decimi. Però è molto simile alla versione Super Nintendo, a parte la grafica, i dettagli che sono minori ovviamente. Però io amo l'8-bit, non so voi, ma l'8-bit è veramente molto molto bello. E sto qua facciamo così, va? Lì. Poi qua. Dai, dammi il blu. Ah, però vero, Pichu. Giallo. Facciamo così. Ecco qua, blu. Almeno abbiamo finito il livello. Ok, io direi di passare all'ultimo gioco che io posseggo. Poi ci saranno miliardi di versioni diverse, però io vi porto solo quello che ho. Ed eccoci qui col Tetris che io preferisco, chiamato Tetris Japan, perché è uscito laggiù in Giappone per Famicom, è fatto dalla Bulletproof Software questa versione. Io ce l'ho, come vi dicevo prima, in cartuccia originale, la cartuccia nera, l'ho proprio comprata là in Japan a pochissimo, veramente ve la tira indietro, non completa. Farei stage 0, around 0, e metterei questa, dai, però vi faccio anche sentire le altre. Mettiamo questa qua, ve l'ho anche messa nella top 10 perché è molto 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 bello. Allora, a differenza dell'altro, possiamo solo mandare giù i blocchi di colpo, quindi se siamo un po' orbi, tipo me, sbagliamo, quindi in realtà così, ok. Qua non possiamo farli andare giù velocemente. Qua così, tac. Allora, dovrebbe essere giusto, in teoria. Dunque, sì, vero? Ok. Ok.
Che sfiga maledetta. E ho sbagliato tasto, vedete? Qua dovrebbe essere giusto. Poi qua. Tac. Dovrebbe essere lì, vediamo. Sì. Che culo. Qua sarà giusto. Me la rischio. Sì, ma dovrebbe essere giusto. Bene, ho eliminato un po' di righe. E adesso sto qua. Qua così dovrebbe andare bene. Dunque, qua. Questo qua lo ficchiamo tipo qua. Ok. Veramente io l'adoro sta musica, la metterei per qualsiasi cosa. Metterei pure il mio matrimonio quando, se mai mi sposerò. Voglio la musica di Tetris al posto della classica che si mette. Ecco qua. Ok. Oh, che culo. Dovrebbe essere giusto così. Ah, questo qua è veramente la versione migliore. La versione che mi ha fatto fondere un sempre Famiclone, perché anche se uno ha la roba originale, a me piace un botto il mondo del tarocco cinesotto. E ne avevo comprato uno molto simile a una Polystation, nuovo su cos'era? Non su Wish, un altro coso cinese. Ah, niente, 8 euro spedito, però purtroppo dopo qualche ora a sto gioco ho sbagliato. Dopo qualche ora a sto gioco ho fuso la povera, il povero Famiclone. E niente, ce l'ho ancora, eh. Niente, io direi che posso anche concludere qua adesso. Ho voluto fare il game over così vi faccio vedere come finiva. E niente, io spero che questo speciale su Tetris vi sia piaciuto e noi ci becchiamo al prossimo video. Ah, questi qua sono tutti quelli che ho io. Ovviamente, se non sbaglio, ci sono ancora altre versioni, però io ho queste, quindi vi ho portato queste. Ancora un saluto, al prossimo video. Ciao ciao!